Giugette Lesforo, protagonista di Agorà Contemporanea a Vallo della Lucania. L'artista è stato infatti protagonista del primo appuntamento di una serie che si concluderà il 26 agosto. La 5 giorni segue altri due importanti appuntamenti previsti nel Festival delle Identità Culturali, ovvero Feste Med e Laurino Jazz, realizzati tra luglio e i primi giorni di agosto, e rappresenta la sintesi di un percorso musicale volto ad aggregare anche per questa edizione un sistema di offerta turistica territoriale qualificata, che è iniziato a luglio e si concluderà a dicembre con la Winter Edition di Vallo Città della Musica. Per la terza edizione, i comuni di Vallo della Lucania, soggetto capofila, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Laurino e Salento, hanno condiviso un programma di eventi che poggia le proprie fondamenta in particolare su alcune iniziative che sono un'importante espressione delle identità culturali. Vallo Città della Musica, Jazz di Laurino, la Fiera della Frecagnola, Castrum Novum e la Festa della Castagna di Salento. Beh, è bello essere a Vallo della Lucania in una location molto ben organizzata. Sembra proprio di stare in quei super festival dove tutto funziona. È una cosa particolare che accade nel nostro paese, che è un paese bizzarro. A volte ti presenti in festival accreditati e le cose non funzionano, poi arrivi invece in location come quella di Vallo e tutto funziona perfettamente. È bello venire in una piazza così, così bella, vedere un pubblico sorridente, pronto ad accogliere musica diversa da quella che di solito viene proposta in radio e in televisione. Quindi particolarmente felice di trovare un pubblico interessato all'arte, alla cultura, e quindi daremo loro quello che meritano, grande musica. Oggi ripartiamo da Vallo della Lucania con anche un simbolo, un segno in più. Vallo Città della Musica è in onore dell'anno europeo della musica. Vogliamo lanciare un messaggio che arrivi un po' a tutto il Mediterraneo, questa terra che è stata sempre una terra di accoglienza e di inclusione, oggi vuole dimostrare ancora di essere tale attraverso la musica. Ecco perché Vallo, che ha investito tanto in questi anni sul discorso musicale, dal liceo musicale all'auditorium, vuole dare un segno forte con iniziative che un po' hanno rappresentato la storia su questo territorio, da Momenti d'autore a Finestra Jazz, con un programma che va dall'estate, appunto con questa 5 giorni, all'inverno. Quindi avremo anche una Winter Edition di Vallo Città della Musica.